certamente un evento emozionante che mi fa estremamente piacere, anche per il semplice fatto che si sono uniti due istituti, quello e quello praticamente tutte e due, e quindi è una cosa che fa estremamente piacere. Lei ricorderà suo padre, che è stato un grande uomo di cultura, un grande uomo che ha dedicato la sua vita al mondo della scuola. Sì, alla scuola e alla famiglia, a dire la verità, e anche diciamo così alla patria, perché è stato prigioniero e quindi da ufficiale di complemento fu ferito e ha fatto tutto nella sua vita. E così siamo arrivati ai giorni nostri. Lui ha composto anche il Mimo Latino, un importante commedia. No, il Mimo Latino, più fondò il dell'istituto magistrale di Teresa Convalenieri di Campagna. Quindi a un certo punto. Poi è stato preside Regina Margherita. Preside Regina Margherita, e poi in effetti faceva parte con il preside Cantarella del Giovedì Letterario, dove veniva addirittura da Napoli, alti, grossi, ed era l'unico preside praticamente. Ha conosciuto anche Benedetto Croce. Appunto, Benedetto Croce veniva di solito a casa del preside Cantarella, che abitava a Lungomare, dove ci sta ancora conservato una lapide alle foto del palazzo, dove si è inserito il fatto di Giovedì Letterario, eccetera eccetera. Lui fu nominato anche provveditore agli studi. Sì, non avendo pigliato mai, perché in effetti chi l'aveva a Salerno in quel momento era una situazione molto confusa, molto delicata. Sindaco, oggi è un momento importante per la scuola Pinto di Vietri sul Mare, intitoliamo tutto l'istituto comprensivo a un grande figlio di questa terra, Alfonso Pinto, docente, preside, provveditore agli studi, uomo di cultura, uomo che ha portato alto la bandiera e il nome di Vietri in tutta la provincia e in tutta la regione. È un atto dovuto, un atto che rende importante questo, ancora maggiormente questo istituto. Diciamo che trattasi di una reintitolazione dell'istituto comprensivo, perché ad Alfonso Pinto, non fosse altro perché già la scuola media inferiore di Vietri sul Mare era intitolata, era diciamo, stata nominata con il nome di Alfonso Pinto. Alfonso Pinto che, come lei ha detto, è stato un uomo di grande pregio culturale, che ha dato effettivamente lustro all'intera cittadina. La felicità di stasera è anche nella circostanza che, sa, quando si fanno delle intitolazioni di strade, intitolazioni di monumenti, intitolazioni di strutture culturali, solitamente il riferimento è a persone che sono scomparse secoli fa. Nel caso di specie invece abbiamo addirittura i diretti discendenti di Alfonso Pinto, e quindi c'è una particolare suggestione stasera, c'è quel senso, come dire, familiare che accompagna questa cerimonia, non fosse altro perché è presente il figlio diretto di Alfonso Pinto, il dottore Marcello, e il nipote di Alfonso Pinto che si chiama Alfonso Pinto. Abbiamo poi, cioè diciamo proprio per il livello culturale dell'intera famiglia, abbiamo il senatore Andrea, che pure è un nipote in quanto la madre era la sorella di Marcello Pinto, cioè nel senso un ramo genitoriale del senatore Andrea appartiene alla famiglia Pinto. Quindi andiamo a questa reintitolazione con tante serenità. E quello che è importante è che diciamo, l'ambito di intervento dell'istituto comprensivo di Vietri sul Mare si allarga fino a Cetara. Quindi Alfonso Pinto, che è di Vietri, incomincia ad avere la sua influenza, almeno come nome, come conoscenza, anche sul vicino comune di Cetara, ma principalmente fra i giovani e fra gli studenti di un'età abbastanza tenera. Scolastica dell'istituto comprensivo Alfonso Pinto, che oggi è la protagonista di questo evento importante, l'intitolazione dell'istituto ad Alfonso Pinto, un grande uomo di questa terra vietrese. Sì, diciamo che fin da subito
ho avuto il desiderio di poter avviare l'iter burocratico per permettere a tutto l'istituto comprensivo e non solo alla vecchia scuola media di poter essere intitolato alla memoria di un uomo di scuola. Mi è sembrata un'occasione veramente unica in un momento in cui veramente la scuola è bombardata da mille eventi, avere una scuola al centro di Vietri che possa essere dedicata ad un uomo di cultura e ad un protagonista straordinario dei nostri tempi, ad un uomo che ha fatto della scuola veramente ragione non solo di professionalità ma di vita. Il professore Alfonso Pinto, l'ingegnere Alfonso Pinto che porta appunto il suo nome. Ma innanzitutto è un grandissimo piacere, come lei può immaginare, essere qui, sia perché questa intitolazione attesta in qualche modo un legame che non si affievolisce ma anzi si rafforza fra la famiglia Pinto, la nostra famiglia, e la città di Vietri sul Mare, che è una città che per noi rappresenta sempre qualcosa di speciale, sia perché attesta in tempi difficili, come diceva giustamente la dirigente Carla Romano, che la memoria non sempre soccombe rispetto al tempo, ma spesso il tempo preserva e custodisce i ricordi degni di essere conservati. Come la memoria di mio nonno Alfonso Pinto non è mai morta all'interno della nostra famiglia, mi compiaccio di dire che non è mai morta neppure all'interno della città di Vietri sul Mare, e questo attesta che Vietri sul Mare, il suo sindaco e i dirigenti scolastici hanno un senso di identità che interpretano in maniera molto matura, e mi compiaccio ancora una volta di questa scelta.